Eccoci giunti all'ultimo momento in cui esploriamo questi Atti degli Apostoli. In questi 40 giorni abbiamo voluto metterci alla scuola di Gesù risorto per farci prendere dal desiderio di evangelizzare, e vivremo tra pochi giorni l'evento della Pentecoste. Vogliamo vedere l'epilogo di questo libro. Come andrà a finire la storia di San Paolo, che è stato arrestato in Gerusalemme, ha dovuto subire una nuova controversia, un nuovo litigio con quelli della sua gente, come li chiama lui, per poter affermare la risurrezione di Gesù. Ma appellandosi a Cesare, viene preso in consegna, viene portato via da Gerusalemme. Gerusalemme viene lasciata un'altra volta, per una destinazione per ora ignota, che dovrebbe essere Roma, ma intanto Cesarea, e lì appunto si svolge il cammino di Paolo fino a Roma in tre tappe molto particolari, che potrebbero anche meravigliarci, che potremmo dire nessuno sceneggiatore moderno avrebbe in mente di mettere in atto per poter consegnare alla storia il cammino di uno dei più grandi evangelizzatori. Ecco, la prima è proprio la prigionia, il fatto che San Paolo è tenuto prigioniero e deve raccontare diverse volte la sua storia di conversione e il perché viene accusato. Questo gli dà occasione di annunciare il Signore Gesù anche in mezzo alle catene. La prigionia addirittura diventa una occasione di annuncio del Vangelo, ma non basta, perché poi quando viene deciso appunto che Paolo può andare in Italia, a Roma, in maniera totalmente inaspettata, ecco che durante il viaggio avviene un naufragio. La nave su cui si trova Paolo con i suoi carcerieri subisce un naufragio, giunge sulle coste di un'isola che è quella di Malta. Anche lì San Paolo ha l'occasione di poter annunciare il Vangelo, di poter essere testimone di Gesù risorto. Dunque non solo la prigionia, non solo il naufragio, ma oltre a questo l'epilogo finale su cui si aprono tutti gli Atti degli Apostoli è un epilogo bellissimo che lascia la storia totalmente aperta. San Luca non termina in qualche modo il racconto su San Paolo. Sappiamo poi dalla tradizione delle chiese che San Paolo è stato ucciso di spada, ma San Luca lascia lo scenario aperto. San Paolo è in carcere, potremmo dire agli arresti domiciliari, un po' come siamo noi con il lockdown, ma in maniera più dura, ed ecco che tutti vanno da lui. Diventa, potremmo dire, nel cuore di Roma il centro propulsore dell'annuncio del Vangelo, pur restando in catene, impossibilitato di uscire, di poter svolgere una vita ordinaria, normale. E questo epilogo degli Atti degli Apostoli, questi ultimi capitoli, dal capitolo 22-23 fino al capitolo finale, il capitolo 28, è un epilogo davvero particolare, in cui la storia del Vangelo non diventa una storia di grande conquista, ma diventa addirittura una storia di prigionia, una storia in cui tutto sembra andare contro il Vangelo, ma il Vangelo invece si irradia in maniera unica, straordinaria, fortissima. E così dobbiamo chiederci, e puoi chiederti, leggendo questi capitoli degli Atti degli Apostoli, se anche nella tua vita ci sono tutte queste contrarietà del Vangelo e se tu te ne fai abbattere, oppure se invece scopri in queste le opportunità che Dio ti offre, come ha fatto Paolo, per portare l'annuncio della sua salvezza ovunque, anche nei luoghi più impensati e più distanti da quello che tu pensavi. Ed ecco che qui termina il nostro cammino, perché possiamo essere evangelizzatori non soltanto leggendo la parola di Dio, ma portandola a tutti. I prossimi incontri non sono qui,
ma sono nella nostra vita di ogni giorno. Leggi di nuovo gli Atti degli Apostoli e prova a ricavare dalla lettura degli Atti degli Apostoli un modo per poter essere un cristiano più autentico, un evangelizzatore vero, che non si lascia scoraggiare dinanzi a nulla. Buon cammino di fede e buon cammino di evangelizzazione.